Sono Stefano Rolando, insegno comunicazione all'Università IULM di Milano. Mi si consenta di riportare il tema su, il mestiere, sulla professione, sul lavoro delle nostre redazioni. Il Cardinale e il Direttore del Sole hanno offerto due paradigmi sul la grande questione del cosa significa fare notizia, che mi sta a cuore. Il cardinale dice la centralità rispettosa della relazione. Il direttore del Sole 24 Ore dice il diritto all'interpretazione. La verità apparente, il racconto che ha fatto sul debito, non deve impressionare il professionista, deve essere in grado di interpretare i processi. Ora, la domanda che mi vorrei porre a entrambi. Ogni giorno noi consideriamo, questo diciamo nelle nostre lezioni, c'è un flottante di circa 5.000 notizie a disposizione. I giornali ne producono una parte, le agenzie ne producono una parte, i corrispondenti ne producono una parte. Grosso modo, domani il Sole 24 Ore metterà in pagina, di quelle 5.000 notizie, ne metterà in pagina 500. Questo riduce il lavoro del professionista a censurare, a uccidere in redazione il 90% del notiziabile. Un difficile mestiere, perché la scelta tra 10 notizie di ucciderne 9 significa sceglierne una. È chiaro che poi i giornali recuperano qui e là quello che si è perso per uno, non si perde per un altro, ma dal Sole 24 Ore all'Avvenire hanno entrambi il problema di decidere cosa fa notizia. E in questo decidere cosa fa notizia, la corporazione dell'informazione sceglie ormai più la patologia della fisiologia, più l'allarme della proposta, più la crisi della speranza. E allora in questo dibattito, dove i giornalisti non sono soli o delle monadi impazzite o che rispondono solo al bisogno del loro editore, sono persone dotate di coscienza, esiste il problema del conflitto su che cosa fa notizia. Ecco che la Chiesa ha un ruolo di parola, ha un ruolo di proposta, come ce l'ha l'impresa, come ce l'ha la politica, come ce l'ha la cultura. Questi mondi hanno in parte accettato l'idea, che veniva da un certo giornalismo, che la patologia prevalga sulla fisiologia. La politica lo ha scelto certamente, perché in questo allarmismo generale, in questa patologizzazione generale, c'è più visibilità. E dal ragionamento che ha fatto Sua Eminenza, non mi pare questa l'offerta e la proposta della Chiesa. E che spazio di dibattito c'è? E il fare notizia oggi, qual è il paradigma che prevale per il cardinale e per un direttore laico di un giornale che fa molta opinione perché si considera al centro di quell'interpretazione rispetto ai fatti, più che alla disponibilità di cedere a ciò che emerge lì per lì? Grazie. Io dico sempre che le circostanze e i rapporti sono le due mani di cui Dio si serve per interagire con me lungo la giornata. Dio entra in relazione con me, mi chiama in causa attraverso le circostanze e i rapporti. Allora, la notizia e l'interpretazione della notizia dovrebbe, se fosse assunta da un operatore, da un uomo dei media che ha questa distanza critica, cioè che percepisce che c'è un oltre e un prima rispetto all'accadimento, forse già il criterio di selezione potrebbe mutare. Insomma, non lo dico per mestiere, perché è orrendo ridurre il compito di un sacerdote al mestiere, ma io gira e rigira vedo che tutto torna a questa famosa posizione dell'io in relazione. Come sei dentro tu,
come sei dentro tu quando narri il fatto di cronaca, come tu dichiari il tuo pregiudizio, perché il pregiudizio è inevitabile, come lo enunci, come lo dici, perché quella lì è condizione di rispetto delle persone, dei fatti di cui parli, e quindi forse anche questi criterio per un tentativo un pochino migliorato di selezione. E certo non si potrà, come in nulla dell'umano, non si potrà arrivare all'ottimo, però questa ricerca della fisiologia secondo me è assolutamente doverosa. Un'altra cosa che ho avuto modo, dialogando negli anni passati e sempre con i giornalisti, è dire che insomma il nemico è tirarti fuori, è la falsa oggettività. Mi ricordo nel 68 a Parigi un grande slogan sulla Sorbona: Le Monde, le journal faussement objectif. Perfetto, vale anche perché sono tutti faussement objectif. Non si riesce mica ad essere diversamente che da qui. Quindi, oltre al smarcati, di da che punto di vista parli. Parli di certi eventi di Chiesa negativi o sbagliati dal fatto che la Chiesa non ti sta bene, che quell'uomo di Chiesa non ti va bene. Smarcati, di perché. Non limitarti a dire i misfatti che ha compiuto. E secondo, a me queste sono ovviamente pure opinioni, il secondo pericolo vostro si chiama verosimiglianza. Scambiare la verosimiglianza per la verità. Questo qui, ma così mi diverto anche un po', questo qui ha militato in Comunione e Liberazione. Quindi tutte le cose, comprese le marachelle, che qualcuno di Comunione e Liberazione fa, non possono non vederlo in qualche modo coinvolto. Viene da lì. Tu hai ben da dire in 50 conferenze stampa che da quando sei diventato vescovo, da più di 21 anni, non ha mai più partecipato a nessun livello di leadership di Comunione e Liberazione, che quelli che hanno meno di 60 anni non li conosci perché non li hai mai visti, che è naturale che un ragazzo di Comunione e Liberazione, vedendoti alla televisione, dica a quello lì, insomma, come se mangiasse la minestra con te tutte le settimane. No, questo no, per molti di voi non serve assolutamente a niente. Mi sono spiegato. Assolutamente a niente, perché il pregiudizio non è dichiarato, lo dite, ma siccome Scola ha conosciuto Formigoni, perché sono nati tutti e due a Lecco, eccetera, eccetera, sono stati amici per tanti anni, sarà mai possibile che Scola non c'entri con quello che Formigoni fa? Non c'entra, per il semplice fatto che negli ultimi 20 anni ci siamo visti, sì e no, una volta all'anno a Natale. Ora, capite che per un vescovo che deve prendersi cura dei suoi collaboratori, dei suoi sacerdoti, cosa deve fare? Ha due peccati originali, deve liberarsi tutte le volte anche dal secondo. Per fare un esempio, così andrete a cercare più scrupolosamente tutti i possibili. Io faccio sempre così, mi tiro sempre la zappa sui piedi. Vabbè, comunque. Ah no. No, c'è già stato. Devo dire che ho avuto un'accoglienza bellissima da parte dei sacerdoti, dei fedeli, anche da parte vostra, anche da parte dei media. Adesso non. Cioè, lo dico perché siamo ancora nella luna di miele, poi gireremo la pagina e le cose cambieranno. No, per dire, questa questione della verosimiglianza effettivamente è un rischio, no? È un rischio.
quindi voi la fate sicuramente in modo rigoroso, la verifica delle fonti, eccetera, però dichiarare da che punto parti, esporti decisamente e tendere il più possibile alla verità.